Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi siamo qui con un video tutorial su come guadagnare con la web app. Vi ricordo essere la versione mobile e PC di FIFA 16 Ultimate. E quindi come possiamo guadagnare con questa uscita della web app. Prima di tutto vi ricordo che la web app uscirà non il 16 ma il 17 di settembre, quindi manca davvero poco tempo. E come bisogna sfruttare questa web app? Prima di tutto la cosa che sicuramente dovete fare è sbloccare i pacchetti che avrete in regalo dalla EA in automatico, e dovrebbero essere dei pacchetti oro. Il numero varia in base al numero di anni in cui siete su Ultimate Team, quindi più siete dei veterani meglio è per ottenere più pacchetti oro. Quindi se avete anche tanti account sfruttateli per ottenere nuovi pacchetti oro e altre cose varie. Altra cosa davvero importante ed è la seconda cosa che vi consiglio è di entrare ogni giorno sulla web app fino più o meno all'uscita del gioco finito, perché la EA darà dei regali che potranno essere dei credit, che possono essere dai 100 crediti fino ai 1000 crediti o ai 2000 crediti, pacchetti oro, pacchetti bronzo, pacchetti argento, quindi davvero ottimi, e se avete fortuna potete trovare crediti o pacchetti oro. Altra cosa che vi consiglio è, visto che il primo giorno ci saranno davvero pochissimi crediti, dovete cercare subito di acquistare quei giocatori che avete intenzione di acquistare dopo, perché li troverete a un prezzo davvero bassissimo. Così come se invece troverete dei giocatori davvero molto alti, il mio consiglio è di aspettare, tenerli e venderli all'uscita del gioco. Stessa cosa dicasi per una versione eventuale IF del Team of the Week, visto che con la web app probabilmente uscirà anche il nuovo Team of the Week. Non vendete se trovate una versione in forma di un giocatore, ma aspettate l'uscita del gioco finito. Altre cose su cui investire: sicuramente i giocatori skiller può essere un buon investimento, argento sono sempre consigliati. Guardate sempre quei tipi di giocatori che hanno delle ottime skills o un'ottima velocità o dribbling, perché davvero potrete guadagnarci molto grazie a questi giocatori acquistandoli e rivendendoli successivamente. Altri due metodi che diciamo sono un po' più semplici, ma comunque nei primi giorni di web app potrebbero portarvi a qualche guadagno facile. Sicuramente il primo metodo è quello dei contratti, ossia acquistare un sacco di contratti che poi rivenderete quando uscirà il gioco finito, o il metodo dell'acquisto dei giocatori al prezzo di scarto, ossia qualsiasi giocatore ha un prezzo di scarto fisso che più o meno può essere fino a massimo 300 crediti. Se voi riuscirete a acquistare un giocatore che si scarta 300 crediti a 250 crediti, voi farete un guadagno di 50 crediti. Quindi questo metodo di acquistare giocatori a un prezzo minore di quello di scarto può essere davvero utile nella web app, ma soprattutto questo vale per il primo giorno di web app. Io spero che questi miei consigli sulla web app e trucchi vi siano stati utili. Vi invito a scrivere qui sotto nei commenti se avete qualche domanda o richiesta, a lasciare un mi piace per questo video che spero vi sarà stato utile. Detto questo, ciao a tutti ragazzi, al prossimo video.